Dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, Imola riparte dallo skateboard. Al park cittadino di Via Serraglio si è tenuta la seconda tappa tricolore del comparto street, che fa seguito a quella di Lignano-Sabbiadoro. Tra le donne senior si è imposta nuovamente la bolognese delle Fiamme Gialle, Asia Lanzi, già portacolore azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, davanti a Giorgia Meini e Margot Letizia Marcos. Ho vinto anche questa tappa e è sempre bello vedere degli eventi del genere nella mia regione, soprattutto dopo una situazione molto tragica come quella dell'alluvione che è successa solo 2 settimane fa. E quindi è bello che si è ripreso tutto al meglio e che è venuto fuori un evento veramente bello. Tra gli uomini senior il successo è andato a Giuseppe Cola, seguito da Thomas Zaccaria e Andrés Martín Gramaglia Fusconi. Out per un brutto infortunio in semifinale, il favorito e campione italiano in carica, Agustín Áquila. È stato un bel contest, molto divertente, con grande partecipazione da parte dei giovani. E ora, col team della nazionale, ci stiamo preparando per il contest delle qualifiche olimpiche a Roma.